stasera non ti fa male Fammi credere ancora sto suono, ce voglio puntare Sento già di intallare la voce a questa città E a speranze chi mai ci ha creduto e volesse cantare Se tu si te se metta a volare, doce doce se mette a cantare Buon pomeriggio ancora una volta a tutti e soprattutto principalmente, anche quest'oggi parleremo del Napoli ma non solo, ancora una volta... <coughs> Chiedo scusa, apriamo una finestra su una manifestazione eh, oramai radicata alla sua 34esima edizione, parliamo del Carnevale, naturalmente Carnevale, nella Fattispecie il Carnevale eh, di Striano della città di Striano e, e non solo. Stasera con noi un ospite padrone di casa perché è così, soprattutto preparato, serio per bene, eh, direttore di uno dei siti più cliccati in auge da sempre ma soprattutto con notizie vere e non in cerca di, di soltanto di mi piace o click e naturalmente lo preannunciavo qualche istante fa l'altro ospite importante ma vado subito a presentare quelli che sono eh, quelli che sto presentando a pillole a partire dalla mia destra lo ringrazio per aver accettato l'invito, ritorna con noi dopo uh, il successo e i consensi ricevuti nell'altra puntata. Buon pomeriggio, a Nando Prospero Ferrara, presidente del Carnevale Sarnese. Non solo nel rullo che scorre, vedrete che in sovrimpressione ho, ho commentato praticamente la presentazione: è quella di tifoso azzurro e presidente del Carnevale Sarnese. Buon pomeriggio, a tutti spettatori. A seguire, l'ho citato praticamente non dal punto di vista del nome, ma con eh, delle notizie, degli identikit Buon pomeriggio al direttore di Arianapoli.it direttore di RTN. Ciao Francesco, buon pomeriggio a Francesco Manno. Buon pomeriggio a te Nello. che bello essere qui dopo tanto tempo. Questa è stata una delle mie prime trasmissioni, la prima importante diciamo così e quindi sono particolarmente affezionato oltre a te anche all'emittente. E naturalmente saluto Rachele. Ringrazio ancora una volta Girardo Tucci, il maestro Gerardo Tucci, la nostra punta, il nostro riferimento. Da cosa vogliamo partire Francesco? Eh, da questa partita di domani contro il Bologna che secondo me non è affatto semplice, anche perché ricordiamo che negli ultimi nove anni praticamente il Napoli a Bologna ha vinto quattro volte, perso altrettanto, quindi quattro volte e ha rimediato un pareggio. Quindi è una partita da prendere. Per le molle, anche perché poi eh, nella, sulla panchina del, dei Felsini c'è un Roberto Donadoni che ha più di qualche sassolino dalla scarpa da togliersi, perché Donadoni è forse stato uno dei pochi tecnici che nell'era di Laurentiis ha fallito, non tanto secondo me per uh, dei difetti uh, per così dire tecnici. Perché poi è un signor allenatore, l'ha dimostrato anche in nazionale, nonostante poi sia stato criticato. Ma anche perché legò poco, secondo me, con la squadra dell'epoca. C'era soprattutto un gruppo di calciatori partenopei capitanati da Yeetz, ma lo stesso Insigne, che non andavano, diciamo così particolarmente d'accordo con l'attuale tecnico del Bologna, fece male e infatti fu esonerato. Sappiamo che De Laurentiis caccia, tra virgolette, malvolentieri gli allenatori, fece così con Donatoni e questa cosa secondo me Donatoni non l'ha mai perdonata al presidente Azzurro. E poi c'è un Blerim Gemali che a Napoli abbiamo stimato particolarmente anche perché segnava quei gol importanti soprattutto da fuori area quei gol che forse mancano al Napoli di quest'anno anche se dobbiamo dire che Zeliski qualche volta è riuscito a mettere a segno reti importanti quindi una gara da non sottovalutare anche perché il Napoli non dovrà perdere altri punti contro le squadre piccole perché fino a questo momento ne ha persi tanti eh, non faccio riferimento solo all'ultimo match contro il Palermo ma penso ad esempio alla gara contro il Sassuolo il Sassuolo quest'anno non è la squadra che abbiamo ammirato lo scorso anno. Un po' per i tanti infortunati, un po' anche per l'impegno in Europa che ha sottratto delle eh, energie alla squadra di Di Francesco. Pareggiare male in casa ha tolto certezze agli azzurri. Così come eh, la Lazio, come contro la Lazio: la Lazio è una signora squadra. Però ricordiamo quel match il Napoli ebbe tantissime occasioni per andare a segno e rimediò un pareggio. Lì ci fu anche l'errore di Peperena. Quindi basta perdere punti anche perché è stato un peccato non approfittare del passo falso esterno della Roma contro la Sampdoria. Io da inizio stagione dico che la Juventus è irraggiungibile perché quando ad una squadra già così forte aggiungi il tuo miglior calciatore, il calciatore più importante del campionato, è logico che il gap, contrariamente a quanto dicevano alcuni, non si assottiglia ma cresce in modo esponenziale la Juventus purtroppo sta facendo un campionato a parte però c'è la possibilità di lottare fino alla fine per la Champions League e però sarà importante non perdere altri punti per la strada e quindi dopo il passo falso contro il Palermo corrono questi tre punti contro eh, il Bologna che sono veramente fondamentali anche per mettere pressione ai giallorossi e ehm, stiamo attenti anche all'Inter che l'Inter come singoli è una signora squadra delle volte eh, l'Inter è stata criticata però consideriamo ad esempio un organico, un organico fortissimo pensiamo solo al portiere Andanovic che forse è il secondo nel campionato italiano dopo Buffon eh, la difesa a parte gli esterni Ansaldi e D'Ambrosio che lasciano qualche perplessità è molto competitiva e poi ha un attacco veramente impressionante Basti pensare che un giocatore come Banega, che era un po' la stella del Siviglia, non gioca nell'Inter. Oppure un Condogbia, pagato oltre 40 milioni, è in panchina. Quindi, attenti alla Roma, sì, ma occhio anche dietro, occhio alle spalle. E allora? Non è che hai detto cose importanti, ma ho detto, hai detto cose sacrosante. Nel frattempo, devo dire che cominciano a scriverci. Eh, il primo su tutti, e lo vado a salutare, lo faccio col sorriso sulle labbra, eh, Angelo Nappo, tra l'altro, un uomo di stile, coordinatore d'immagine, voglio dire, in quel distriano, eh, anche se eh, devo dire mi sta trattando un po' maluccio negli ultimi periodi, ma non fa nulla, a parte gli scherzi. Un saluto ad Angelo, alla sua famiglia tra le altre cose Angelo anche lui di Striano partecipa diretto in modo di riflesso diretto e di riflesso al carnevale perché tu devi sapere caro Francesco al tuo fianco c'è un presidente è vero piazzato fisicamente di prestanza ma riesce a mettere un po' tutti insieme e di questi tempi è difficile voglio dire e quindi Angelo Nappo chissà che voglio bene e ti mando pure un bacio lo saluto e soprattutto saluto la sua famiglia eh, stile uomo e saluto anche Peppino era il primo dei tanti che stanno cominciando a scrivere Male, e allora saluto Pino Belmonte che ci ha appena appunto, scritto anche su Facebook. Nando, le parole che diceva Francesco sono parole importanti. In poche parole, lo racchiudo dicendo: È un ambiente un tantino ostile a Bologna, tutto esaurito. Come al solito, quando arriva a Napoli, tutti aspettano per fargli la festa. Sì, Sicuramente, cioè, il, il Napoli deve andare lì con, la, con una mentalità positiva, cioè riuscire a portare tre punti a casa in modo che eh, comunque si riesce come, come, dice, come diceva prima eh, si riesce comunque a dare pressione ai, alla Roma eh, visto che eh, non siamo riusciti a sfruttare l'opportunità lo, che, eh, diciamo, che ci avevano dato che, contro la partita contro la Sampedoria. noi eh, ci siamo diciamo elogiati un po' sulle nostre contro il Palermo, quindi eh, non, non siamo riusciti a cogliere l'opportunità eh, di metterci di pari passo con la Roma. Ed è stata un'occasione veramente sprecata, sprecata. Sprecata. Intanto ripeto Pino Belmonte, noto speaker radiofonico da sempre. Io sul telefono lo dico pubblicamente, lo tengo registrato come numero uno, Racchiss Kiss, quindi ci sta seguendo e lo saluto veramente con stime e affetto quanto a lui ci tengo. Come pure saluto tra gli altri uh, Antonio Lanzetta, l'artista Antonio Lanzetta, anche lui in questo momento la città di eh, Striano, eh, Mario Rendina, il non colorato Mario Rendina, anche lui di Striano. stasera oggi c'è un percentuale altissime, sembra quasi un ballottaggio praticamente, È sempre lui eh, da Striano, saluto pure eh, Maria Rosario Dierna Cimelli mia sorella gli manda un bacio praticamente, eh, cosa dire, andiamo avanti in questa trasmissione, Francesco però Zemail ha speso, ha, spe, ha speso belle parole sulla città di Napoli, anzi ha detto chi parla male di Napoli perché non c'è mai stato. Questo è vero perché quando un giocatore viene a Napoli c'è sempre un po' di perplessità, io faccio riferimento oltre a Zemaili, a ah, un evento a cui ho assistito personalmente, era la presentazione di un libro e eh, tra gli altri c'era Stefan Svob. Stefan Svob raccontò che quando venne a Napoli praticamente aveva tutta la famiglia contro, c'era il nonno che diceva come vai a Napoli eh, lì succede di tutto, addirittura la moglie non voleva che il calcio, l'ex moglie, perché poi divorziarono in un successivo momento, non voleva che andasse appunto in campagna. E sappiamo poi quello che fece Stefan in azzurro, no, eh, al momento in cui poi eh, il Napoli vendette il calciatore al Torino all'epoca incassò ben 10 miliardi di lire la moglie voleva che Svog non andasse via così eh, sì. come, come il figlio per dire... allora ha ragione Alessandro Siana sì, si piange due volte quando arrivi e quando vai via e questo purtroppo è grande, è questo però può frenare magari qualcuno all'inizio però poi quando conosci Napoli veramente ne rimani estasiato anche perché un pubblico come quello partenopeo non lo trovi in altre parti del mondo Noi, prima facevo riferimento a Svoglio, Svuco ha giocato nel Napoli. Correggimi se sbaglio, una ventina di anni fa. Ora, quando arriva a Napoli, quando e fumo tra... promosso in biglica, prom eh, la famosa partita con La scuola c'era anche io, ricordo che stavamo sul manto erboso. Ricordo vicino a guardare Ma come facciamo ad uscire Loro si preoccupavano più di uscire Che la partita finiva al più presto Però lo fermano ancora oggi tutti Non stiamo parlando del Cristiano Ronaldo Di Messi Un giocatore che ha fatto benissimo Però in Serie B E che ancora oggi dopo 20 anni È apprezzatissimo da tutti Quindi per questo riesco a capire cosa eh, Il pensiero appunto di Blerin Gemali Gemali è stato un giocatore Che soprattutto nell'ultimo anno con Benitez Non è che abbia giocato benissimo Però è rimasto ancora estasiato da quello, Dalle sensazioni provate a Napoli. Magari ha giocato anche in altre piazze importanti, ora è un titolare fisso in Serie A, però le emozioni che ha provato a Napoli sicuramente resteranno indelebili e difficilmente le proverà ancora nella sua carriera. Pure perché lui fu osannato, voglio dire, parlo prima di Sbocco fu Osannato alla grande, ma poi Zimai l'ha ritagliato un suo segmento soprattutto con i suoi gol È un tantissimi. faceva tantissimi. E allora intanto continuo a scriverci, saluto Franco Libetti da Pagani, caro Franco. Ti voglio bene, ti rispetto, eh, aspetto l'invito, ma più che l'invito il, il tuo tempo libero per rivederci dopo tanto tempo, amici da Pagani. Come pure altri, Bruno Mazza del rione Parco Verde di Caivano, eh, continuano dunque a, non solo a, a scriverci ma anche a seguirci. Ehm, Francesco, tra i convocati ritorna dopo quattro mesi Milik. E questa è una bellissima notizia. Allora, premettiamo subito, l'essere convocato non significa che il ragazzo è pronto per giocare un'ampia porzione di partita, perché comunque lui... Gioca partitelli in allenamento, ma si sa che il ritmo partita è di tutt'altra intensità rispetto a quello che si può fare durante un allenamento a Castel Volturno. Però è una bella notizia perché Milik torna in campo, torna tra i convocati dopo un'assenza di ben quattro mesi, quattro mesi, secondo me, tantissimi, anche perché ora applaudiamo all'esplosione di Dries Mertens, ma ricordiamo che all'indomani dell'infortunio di Milik il Napoli ha trovato oggettive difficoltà. Nell'andare in rete, quindi c'è stato un periodo fisiologico di adattamento perché se è vero che Sari ha provato Mertens già a Castel Volturno. Eh, anzi anche a Di Maro qualche mese prima è anche vero che magari nelle prime gare eh, Mertens non è che abbia fatto benissimo poi man mano è cresciuto il suo rendimento ed è esploso io sono convinto che se Milik non si fosse infortunato il Napoli in questo momento a questo punto della stagione avrebbe molti punti in più magari non avrebbe raggiunto la Juventus ma sicuramente probabilmente sarebbe avanti alla Roma, quindi è stata un'assenza importante. E questo porterà eh, Maurizio Sari, forse per la prima volta nella stagione, in un, una condizione di oggettiva abbondanza, perché c'è un Mertens che è difficilmente sostituibile in questo momento perché è arrivato a 17 con stagione, 13 in campionato e eh, 17 considerando anche le coppe poi c'è un Paoletti che avrebbe bisogno anche di giocare perché reduce da un infortunio che lo ha tenuto fuori dai campi di gioco per ben 50 giorni quindi avrebbe bisogno di mettere minuti sulle gambe e poi c'è un Milik che è partito a razzo in questa stagione, ricordiamo solo certi numeri per avere bene chiare le idee nelle prime 9 partite ha realizzato ben 7 gol e quindi quando qualcuno magari dice che Sarri non ha dato spazio a Gabbiadini io vorrei ricordargli che e Gabbiadini ad esempio ha giocato dall'inizio a Pescara, quindi eh, ha puntato subito sull'ormai sul, ex attaccante azzurro, ma poi nelle prime sei partite di campionato tre volte è partito Gabbiadini e tre volte Milik, quindi c'è stata una giusta alternanza, la differenza sta proprio nel rendimento del Polacco che andava in gol in, con un ritmo veramente incredibile, Gabbiadini seppur Pur avendo una media realizzativa elevata, perché facendo un po' un riepilogo su quanto ha fatto a Napoli, segnava un gol ogni 124 minuti, è anche vero che però difficilmente era dentro la partita, anche quando segnava non ci metteva quella cattiveria agonistica che Sarri e non solo perché io ricordo anche le parole di Mialovic quando allenava Gabbiadini alla Sampdoria richiedeva, quindi invece Milik era molto integrato con la squadra aiutava i compagni, quindi a parte il fattore meramente realizzativo Milik era fondamentale anche come appoggio ai suoi compagni di squadra e quindi la sua essenza è stata molto molto diciamo così, critica per il Napoli che fortunatamente poi è riuscito a rimediare, però io credo che il giocatore possa entrare pienamente in forma nell'arco di un mesetto quindi non carichiamolo di eccessive responsabilità in questo momento. Magari Sari potrebbe accordare qualche minuto però non aspettiamoci il giocatore ammirato all'inizio della stagione, ci vuole un po' di tempo, però Milik ha soli 22 anni e credo possa rappresentare il futuro di questa squadra, considerando anche che le alternative in questo momento della stagione ci sono e sono anche molto importanti e altrove secondo me che il Napoli andrebbe rinforzato, però in attacco almeno in questo momento siamo messi abbastanza bene, diciamo così. Paolo Del Genio dichiara secondo posto ancora cioè, all'apertissimo, sempre se però diminuiscono i calci di rigore alla Roma. È eh, un'osservazione arguta, però è arrivato dopo di te, perché tu su Facebook hai detto una cosa altrettanto giusta. In effetti, sì, il rigore accordato alla Roma contro il Cesena, secondo me, è stato abbastanza scandaloso. Perché? Un rigore del genere non si dà a prescindere, però darlo all'ultimo secondo di gioco, quindi poco prima dei tempi supplementari, è stata veramente un'autentica mazzata nei confronti del, del Cesene. E anche in campionato la Roma ne ha avuti qualcuno di troppo. E io sentivo, tra le altre cose, il direttore di Inter Channel Scarpini. Che diceva ai napoletani: non temete il rigore dato alla Roma in Coppa Italia, ma dovete temere quelli che hanno dato e che daranno alla Roma in campionato. Perché in certo. ottica secondo posto quei rigori potrebbero veramente essere decisivi. E io sono d'accordo perché. Allora, Napoli e Roma hanno due organici competitivi. Eh, non so quale sia il migliore, sono entrambi forti. Diciamo che si trovano una spanna al di sotto della Juventus. È chiaro che anche il fattore arbitrale, non per fare vittimismo, sarà fondamentale. Quindi se dai troppi vantaggi ai Capitolini, poi dai un vantaggio sostanzioso ai giallorossi e il Napoli poi non riuscirà eh, rischia di non riuscire ad agguantarli quindi anche in questo senso il Napoli dovrà prestare molta attenzione anche perché ricordiamo che la sfida decisiva per il secondo posto si giocherà all'Olimpico quindi gli arbitri potrebbero essere con lo essere di già perso eh, dire. quindi bisogna fare molta attenzione non è vittimismo però è un'oggettiva analisi di quello che è accaduto non solo quest'anno ma anche lo scorso anno hanno avuto qualche rigore di troppo. <ride> Tanti Nando, Ti apro un'altra parentesi, leggevo la dichiarazione di Guain che dice Torino rispetto a Napoli è una città più tranquilla e i tifosi non fischiano. Iguain, diciamo che uh, il tuo sguardo è già sintomatico come risposta. No? Commentare Guain è difficile perché comunque è stato un, un campione, cioè a Napoli ci ha dato delle soddisfazioni, però Guain uh, deve capire che uh, Napoli è... E resterà per sempre la città più bella del mondo, Napoli ti dà tutto, però ti toglie tutto. Certo. Se la rispetti, Napoli eh, ti fa diventare il re. Ma devi pensare che quando è come un, un genitore con un figlio. Il genitore, quando il figlio fa qualcosa di buono, lo elogia. Quando sbaglia, il genitore eh, lo richiama. E Napoli è così. Mentre, mentre il pubblico lì è un pubblico. Io lo definisco falso perché è sempre uguale in entrambe. <ride> In entrambe, diciamo, casi, in entrambe le situazioni, quindi non è, non è reale. Il, il, il... Lui, in questa intervista, tra l'altro, avevo aperto questa cosa perché mi piace ascoltare l'opinione. L'intervista lasciata rilasciata a Radio Onda Cero. Mm. Lui dice: L'esperienza a Madrid mi ha aiutato molto a crescere e a migliorarmi, così come quella a Napoli. La Juventus mi sta perfezionando. È importante mantenere la convinzione che si può sempre migliorare. Qui sono tornato a quello a cui ero abituato a Real. Mm. Perché quando vinci sei più contento e lavori meglio. Torino rispetto a Napoli è una città molto tranquilla, mi sto adattando rapidamente. Il pubblico dello stadium poi non è duro, non è nella cultura della Juva fiscale i giocatori in campo, almeno per quello che ho visto in questi mesi. Segnare in Italia è più difficile perché è un campionato più difensivo, quasi tutte le squadre giocano con una linea a 5 dietro. Ma. Ma no, a parte eh, la Juventus, correggimi se sbaglio, Finora in casa ha sempre vinto. Quindi non vedo perché avrebbe dovuto fischiare eh, la squadra. Eh, poi non credo che il, a Napoli abbia avuto una, un trattamento brutto. Anzi, Iwaine era un idolo indiscusso dei tifosi. E anzi, vorrei ricordare Iwaine il trattamento avuto da Manolo Gabbiadini. Gabbiadini quest'anno non ha iniziato bene la stagione, ha giocato male diverse partite e il pubblico. Quando Gabrielini lasciava il campo lo ha sostenuto sempre con lunghi applausi, quindi è stato fondamentale anche per un calciatore così, magari schivo eh, come Gabbiadini, Quindi io non, non sono assolutamente d'accordo, però solo una cosa, e l'ho scritta anche su Area Napoli, mi è piaciuta di Higuain, quando gli hanno chiesto per quale squadra facesse il tifo tra eh, Napoli e Real Madrid in ottica Champions League e lui ha detto no, non tifo per nessuno perché ho tanti amici anche Vedi, ancora la... una volta è stato è falso è stato ipocrita, ipocrita sì. è perché poi lui in un'intervista che è passato disse a Madrid mi hanno trattato male eh, all'ultimo periodo di schiavi e è effettivamente eh, è strano da gestire questa è una cosa che non è che dipone a suo favore. Però il modo con cui è andato via è veramente lascia Basiti, perché lui dice che sta tornando ai livelli di Madrid però io ricordo che se lui è tornato a quei livelli, anzi secondo me è ancora più forte, perché io l'ho seguito anche in precedenza di Guaino, perché era uno dei miei calciatori preferiti, deve ringraziare ad una persona, Maurizio Sarri, perché 36 gol in una stagione, Guaino non li ha mai fatti, è arrivato a quota 27 nella migliore stagione a Real Madrid, quindi 9 gol in meno e consideriamo anche che la difesa, le varie difese della Liga non sono paragonabili a quelli del campionato italiano. Quando Sarri incontrò Higuain, la prima cosa che gli disse fu questa: "Se tu non vinci il pallone d'oro, sei una testa di C puntata". Certo. E quindi secondo me, soprattutto dal punto di vista psicologico, Sari ha motivato Higuain a mille, è diventato un altro calciatore e purtroppo la Juventus poi ne coglie i benefici del lavoro di Sari, perché abbiamo visto un Higuain che rincorre l'avversario fino alla propria metà campo e io nei due anni di Benitez un Higuain così aggressivo non l'ho mai visto, l'ho intravisto lo scorso anno con Maurizio Sari. E purtroppo dispiace che un Higuain così migliorato poi debba averlo la Juventus e non il Napoli. E lì, secondo me, ci sono anche delle responsabilità della dirigenza azzurra, perché non puoi far partire un calciatore così importante e darlo proprio alla Juventus. Perché se tu imponi metti una clausola rescissoria, dichiari praticamente il calciatore cedibile. Eh, poi, magari, se proprio non vuoi che vada alla Juventus, che eh, sia ceduto proprio in Italia, magari accetti l'offerta dell'Arsenal che ti dà 60 milioni più di Giroud e eviti alla squadra già più forte del campionato di rinforzarsi ulteriormente. Quella, secondo me, è stata la grande pecca del Napoli quest'anno. L'errore che poi non può consentire, per come la vedo io al Napoli, quest'anno di lottare fino in fondo per lo scudetto. E allora. Intanto continuano a scriverci, saluto il maestro Jenny Vitale, eh, tiposissimo del Napoli da sempre, eh, saluto ancora tanti altri, da eh, quelli che sono praticamente i tanti amici che d'altronde, ringraziando Dio, ci seguono da un po' di tempo, però un saluto particolare, lo voglio fare. Un'altra persona molto vicina dal punto di vista eh, logistico, praticamente parlo, ecco qua, ehm, di Raffaele Cozzolino. Andando mi guarderà e dirà, e chi è Raffaele Cozzolino? Raffaele Cozzolino è uno dei macellai del punto Conad uh, praticamente astriano. Eh, Raffaele Cozzolino, questo non è tifoso del Napoli. È malato, è diverso, quindi voglio dire, è meglio metterlo in evidenza. Anche quello che lavora con lui è malato. Giovanni, stavo Giovanni, dicendo: insomma. e tanto è vero che confermo, Giovanni l'ho incontrato al San Paolo all'esterno con la sua ragazza uh, Manola. C'era anche un tifoso del Milan, ma sportivo, e parlo di Davide Cosenza, insieme a tanti altri ragazzi e con le proprie fidanzate che eh, dovevano assistere a Napoli-Palermo, partita strana, ed era giusto a salutare a Raffaele Cozzolino e saluto anche Giuseppe e Pasquale, i suoi gioielli. E la moglie che praticamente è Marianna. Come vedi, non sono tre o quattro, ma c'è qualcuno in più che sta uh, seguendo. Andiamo avanti, come pure saluto praticamente Antonio uh, Papa, e come pure altri saluti e li faccio velocemente. Ecco qua, da Luca Festa al, al grande chef Rino De Fea De Feo, pardon. Eh, saluto Andrea Fiorentino, Placido Duca, sono veramente tanti. Francesco. Abbiamo parlato di Huayn, però una cosa importante: secondo te che mercato è stato quello del Napoli? La stessa domanda poi andando, poi andando iniziamo anche a divertirci, che devi sapere che l'altra volta ha lanciato tre piatti dedicati a Maradona, al Napoli e a Maurizio Sarri. Praticamente piatti. Eh, di importanza dalla pizza a quelle che praticamente hai quattro al tris dei ravioli come mi ricordo ancora e ti fa capire che siamo davanti all'arte anzi a questo, a questo proposito ecco poi mi dovrei dire un piatto da dedicare al carnevale strianese questa volta ti faccio giocare in casa ancora di più prego Francesco che mercato è? Guarda è eh... stato pardon e un mercato? Allora il Napoli aveva l'esigenza di acquistare un attaccante ed è arrivato Leonardo Pavoletti. Un acquisto che può essere definito importante, diciamo così, anche perché non c'erano calciatori disponibili, secondo me, migliori. L'unica perplessità è, come ho detto poc'anzi, che si tratta di un calciatore che veniva da un periodo di infortunio, da un'assenza dai campi di gioco di 50 giorni, quindi praticamente un'assenza abbastanza importante e credo che il Napoli avesse bisogno di un giocatore già pronto, quindi già in grado di incidere sul match. Non a caso il Napoli poi in queste partite, Pavoletti e non lo so, è apparsa un po' una squadra diversa rispetto al solito. Perché è naturale, giocando con i tre piccoletti fraseggi molto, cerchi di entrare quasi eh, con, la, con la palla in porta. Invece, con Pavoletti, devi cambiare diametralmente il modo di giocare quindi favorire i cross al centro però dei cross che devono essere calibrati bene. cioè Se gli dai una palla così come è stato alta però lenta non fa il gioco di Paoletti e quindi in questo senso credo che il Napoli si debba ancora adattare al all'ex giocatore del Genoa poi per quanto concerne la campagna acquisti in senso generico credo che il Napoli avesse bisogno anche di un esterno difensivo, ad esempio contro la Juventus in Coppa Italia il Napoli farà meno di Usai e giocherà a Maggio dal primo minuto Maggio è stato un grandissimo partita giocatore partita anticipata? Sì. al 28 febbraio Martedì di carnevale, ah. quando in quel giorno, e poi andiamo in pubblicità e poi ci ritorneremo, praticamente, allora chiedo scusa, chiedo pubblicamente scusa, se mi scrive anche il nome della signora, saluto anche la signora, chiedo pubblicamente scusa perché Raffaele Cozzolino mi dice Marianna, non è il nome di mia moglie però non me l'aveva specificato, quindi eh, ma so, la, la signora si chiama Imma, ma Marianna è la figlia, quindi i maschietti, riepilogando, vedete, perché noi siamo tutto live, diamo soddisfazione a tutti, però la colpa questa volta è di Raffaele. Giuseppe e Pasquale erano i bimbi, eh, Marianna la, la principessa e la signora Imma, quindi saluto tutti, eh, capita anche i grandi come te, voglio dire. Francesco, dicevo, dicevo, intanto saluto anche Clelia Rodali, anche lei che ci ha scritto, eh, grazie a te, caro Raffaele. In quel giorno Capri Event eh, sarà in diretta dal carnevale della città di Striano, perché Capri Event, lo possiamo dire, Presidente? Lo vuol dire lei? Oh, no, prego, fai, Nello, non ti preoccupare, <ride> eh, non ho mai la... sei il padrone. No, di voglio dire, è TV, eh, tv ufficiale che seguirà l'evento prima e dopo, e forse eh, prima, durante, e forse anche dopo, per farvi capire. E allora, questo era l'inizio, eh, volevi concludere il pensiero? Oppure... No, avevo finito, dico che magari un esterno difensivo sarebbe, avrebbe fatto a caso del Napoli e parlo di terzino destro, quindi un'alternativa a USA. però il Napoli poi ha rinnovato il contratto a Cristian Maggio quindi eh, questa operazione ha un po' legato le mani agli azzurri perché non puoi avere tre terzini destri il Napoli ha deciso di non cederlo e quindi è stato giusto così. Perfetto, allora Gerardo andiamo in pubblicità. Noi andiamo in pubblicità. Tutto questo live con Nando Prospero Ferrara, presidente del carnevale stranese, ma non solo, tifosissimo del Napoli. E con il collega direttore di RTN e soprattutto ariaNapoli.it, Francesco Manno. A fratello.

siamo ritornati in diretta dagli studi di Ercolano, siamo rigorosamente in diretta, ripeto ancora una volta con Nando Prospero Ferrara e eh, Francesco Manno. E allora, eh, nel, frattempo, nel frattempo, cercando di ripristinare un po'. Oggi sta facendo le bizze internet, cercando di ripristinare un po' il tutto con internet, Francesco. Eh, in Napoli è portato già il mercato che sarà, perché tra Culibalì probabilmente in uscita, ma tutte queste notizie per alcuni calciatori, credi che loro sanno già oppure tutti tutto in itinere? Isain, Gulam, lo stesso Culibalì? No, io credo che il mercato sia aperto 20, 12 mesi all'anno, quindi eh, sicuramente anche i procuratori si guardano intorno e non eh, dobbiamo fare per così dire le verginelle. Sappiamo che anche i procuratori delle volte propongono certo. i loro... Assistiti alle varie società, società molto importanti. e Io non dimentico le parole anche di De Laurentiis a proposito di Culibali. Disse praticamente che Conte, allenatore del Chelsea, lo aveva espressamente richiesto. E le parole di De Laurentiis mi fecero riflettere perché lui non disse: No, Culibali non si cede, è un pilastro del Napoli. Ma ne riparleremo magari nella prossima stagione. E io credo che sia una mezza ammissione, diciamo così, anche perché poi il Napoli ha speso oltre 25 milioni per Nicola Maximovic, quindi probabilmente ritiene l'ex calciatore Granata eh, un futuro titolare nei prossimi mesi. E credo che una cessione di Culibali potrebbe rappresentare un grosso problema del Napoli perché si tratta secondo me di uno dei calciatori più importanti del campionato italiano e forse con grandi margini di miglioramento, uno che è destinato a fare una grandissima carriera e quindi togliersi un elemento così importante secondo me eh, diminuirebbe la forza del Napoli. E io... Penso che se ogni anno, poi ogni volta, cediamo prima i Guayin, come Penelope, eh, vizia, come Penelope. E poi non si riesce mai a mh, raggiungere la Juventus, perché è vero, la Juventus eh, ha tolto Pogba, ha ceduto Pogba, però è arrivato i che è il miglior calciatore del campionato, quindi eh, si rafforza poco ma si rafforza sempre. Se noi acquistiamo un fuori classe, però ne cediamo sempre uno a stagione, è chiaro poi che il gap non si riduce mai. E poi la gente, non la gente soprattutto certi opinionisti, se la prendono con l'allenatore di turno, però è oggettivamente difficile fare meglio di una squadra come la Juventus se ogni anno ti privi dei calciatori migliori. Nando, e invece per aprire una parentesi, spostiamoci verso un argomento, poi avremo anche una diretta telefonica in modo che andiamo a arricchire questo discorso. L'altra volta abbiamo presentato un po' il tutto, a che punto è la situazione? Eh, i ragazzi stanno lavorando stanno lavorando bene anche quest'anno sono, sono migliorati ancora di molto eh, si inizia a, diciamo, a, a vedere i primi risultati eh, diciamo, le, le opere stanno prendendo vita perché poi eh, sono, ora la, la, diciamo, il lavoro eh, di carta festa è finito ora, ora si inizia con la, con la colorazione diciamo, di quello che hanno realizzato che è il vero momento in cui poi diciamo Uh, queste opere che sono state realizzate prendono proprio vita, vanno. Uh, vederle uh, da, dalla costruzione fino al momento del, in, nel, nel quale vengono pitturate uh, ti dà un'emozione forte, perché poi è come, è come quando nasce un bambino: cioè ci sta il periodo di gravidanza di nove mesi, tu aspetti, poi nel momento in cui nasce quel bambino, uh, vedi. Uh, ti ti rende una gioia, cioè, eh, io non sono un genitore, però penso che la, la, le sensazioni che, che si possono avere è quello, perché ho una nipotina piccolina, quindi nelle sensazioni quando è nata mia nipote era quella, c'era cioè quella, quella gioia di vederla, eh, di tenerla tra le braccia, è la stessa cosa anche per i carristi, perché poi eh, vengono chiamati carristi, ma sono del, dei veri e propri artisti, cioè loro, eh, una persona che riesce che immagina una cosa e la realizza per me un artista in qualunque campo lo faccia, dal, diciamo dal, dal calciatore che si inventa il tiro nuovo eh, per mettere la palla in rete, quello là non è un calciatore normale, quello è un artista perché ha pensato quello che voleva fare, poi eh, diciamo eh, è un conto che gli viene di fortuna, eh, però eh, nel diciamo, eh, riuscire a realizzare eh, tutto ciò che stanno realizzando loro è, non, non è semplice, non è, veramente non è semplice. Ricordiamo ancora una volta i nomi dei, dei Rioni. I Rioni sono Rione Arco, Rione Marzo, Rione Saudone e Rione Troccole. A tal proposito, ecco, lo dico praticamente fin d'ora: eh, prossimamente saremo presenti con, con le telecamere per immortalare questi momenti di, ecco, come dice appunto, Nando Prospero, di crescita, nel senso che. Di creazione di queste opere d'arte, io ho fatto un sopralluogo, lo dico tranquillamente. Sono stato con lui, qualcosa di incredibile, la grandezza di queste, di queste opere. Vedi ragazzi, tra l'altro, giovanissimi e quindi eh, è una cosa molto, molto bella e che significa che è una tradizione che viene tramandata praticamente. Tutto questo, ripeto, sarà motivo di eh, con immagini presso la cittadella del carnevale in quel distriano eh, e poi oltre agli special, poi con le pile, voi direte, durante appunto il periodo di, di carnevale, e lì veramente sarà qualcosa sicuramente di interessante, soprattutto di bello e di affascinante. E allora, ehm, Gerardo, a tal proposito, tal proposito, visto che sono già le 15 circa, eh, possiamo anche preparare quel contatto telefonico in modo tale che diamo spazio a tutti. Saluto nel frattempo anche a Mario Monteleone e Vincenzo Vitiello, stamattina sono stato con lui, l'amico Vincenzo, persona per bene soprattutto un ragazzo molto molto intelligente, dice Coppa Italia 28 febbraio, martedì è carnevale, alla Juve faremo lo scherzetto di carnevale. E poi dice fai i complimenti sempre, Forza Napoli, e si firma dal tuo benzinaio, tu non sei un benzinaio. Tu sei un artista, ecco, come dice il nostro Nando e saluto appunto Vincenzo in questo momento. Come pure saluto il mister Giacomo Borsella, il collega Vincenzo Letizia, il mister Dino Fortebracci, l'avvocato Gianni Puca, eh, sono veramente tanti che ci stanno seguendo, come pure eh, gli altri che abbiamo già salutato. Nello stesso tempo, eh, quello che possiamo dire eh, è che. È un continuo contatto diretto e a noi fa piacere. Caro Gerardo, c'è praticamente la diretta? Allora, fra poco vedete anche il sottopancia, sicuramente creato dal nostro grande Gerardo. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, al primo, buon pomeriggio, buonasera al primo cittadino della comunità strianese, l'architetto Aristide Rendina. Buonasera, buonasera, sindaco. Buonasera, buonasera a tutti e grazie soprattutto per aver accettato l'invito. Grazie. A te. grazie a te. Allora sindaco, innanzitutto la invito gentilmente ad alzare un po' il timbro della voce, sì, eh, sì. questo è importante. Qui con noi in studio con me c'è il, eh, il collega Francesco Manno, ma poi c'è il presidente del Carnevale, appunto, della Città di Striano, eh, Nando Prospero Ferrara che fino a pochi istanti saluto, fa... che io saluto. Dove, Dove, buonasera. Allora, Prima diceva Nando, eh, di solito dice Carristi, lui diceva io li reputo e li considero artisti perché Astriano Striano mettono, mettono in opera qualcosa di veramente che va al di sopra delle aspettative e lo paragonava ad un bimbo. Durante la crescita poi lo vedi finalmente nascere eh, ed è qualcosa di veramente bello. Questo è sicuramente vero perché... Bisogna tutti quanti dobbiamo riconoscere che nel corso di, soprattutto negli ultimi anni, questi ragazzi sono riusciti ad raggiungere degli obiettivi che erano impensabili. Effettivamente le no, i nostri carri, i carri che questi ragazzi riescono a mettere in mostra sul nostro territorio, sono delle vere e proprie opere d'arte, perché presuppongono un lavoro non solo dal punto di vista manuale che è eccezionale ma anche dal punto di vista artistico, dal punto di vista mentale quindi c'è un lavoro enorme alle spalle di ogni carro che ripeto non è solo quello manuale ma è anche quello mentale quindi dei bozzetti, dei disegni quindi dei lavori che durano nel corso diciamo dell'intero dell anno non, è, non ammiriamo nient'altro che il frutto di un anno di lavoro intenso e proficuo, e di questo penso che dobbiamo ringraziare, dobbiamo ringraziare tutti quanti loro, i ragazzi, il presidente, tutti coloro che nel corso di questi mesi, di questi anni hanno lavorato e si sono impegnati per portare avanti questa che è diventata oramai una tradizione per il nostro territorio, è un, diciamo, un riferimento certo nell'attività diciamo, culturale e artistica del nostro territorio. Sindaco, ehm, sì. praticamente eh, ecco, quando si parla di questo, chiaramente tutto questo crea anche un indotto per una cittadina, voglio dire. E naturalmente sì. non è che soltanto la gente del posto, ma i curiosi, e, e le città vicinorie e tante altri si avvicinano a questa realtà. una realtà che è radicata oramai da un 34 anni ed aggiungo l'amministrazione, in questo caso diretta da lei, coaduvata da lei è già presente in modo fattivo a gomito a gomito con questa associazione il che significa che il Carnevale è diventato non ora da sempre ma ancora di più probabilmente ora per il futuro riferimento di un'intera comunità ma infatti infatti oramai questa è una tradizione che dura 34 anni ma continuerà a durare indipendentemente dalla, da chi gestisce certo. diciamo l'amministrazione comunale ma anche da chi dal, chiaramente il Presidente si sta impegnando si impegnerà ma io questo voglio dire indipendentemente anche da colui che in, in determinato momento si trova ad essere il Presidente certo, dell certo, della un'altra certo. Quindi il carnevale è una tradizione che va avanti quasi in modo autonomo e indipendente, insomma, perché il territorio estriano ha bisogno di questa manifestazione, richiama sul nostro territorio chiaramente tutta una serie di cittadini che vengono da oltre paese. Quindi, è diventata insomma, un qualche cosa che ci fa onore, ci fa onore e penso che faccia onore all'intera all all regione Campania. Quindi sì, te lo dicevo. Sono gli itinerari turistici, sì. questo è un itinerario carne, carnevalesco, fa parte degli itinerari certo. che abitualmente coloro che sono appassionati a questi carri, a queste attività, eh, hanno, hanno anche il territorio di Siano come punto di riferimento. Sindaco, dicevo... questo bisogna ringraziare questi ragazzi certo, questo, ma l'ha fatto già prima e questa è una cosa che chiaramente le rende sicuramente onora per aver ringraziato tutti dal primo istante noi, del collegamento voglio dire che noi per quanto ci riguarda chiaramente mettiamo nella loro disponibilità eh, loro lo sanno, voi lo sapete eh, dei locali, mettiamo nella loro disponibilità il nostro apparato amministrativo quindi chiaramente tutte le forze dell'Ordine ma mettiamo anche nella loro disponibilità quelli che è anche un impegno di ordine economico eh, che l'amministrazione comunale ogni anno mette nella loro disponibilità quest'anno è stato un impegno un pochettino più oneroso però noi siamo contenti, fieri, felici di averlo fatto e chiaramente continueremo a farlo anche negli anni, negli anni a venire naturalmente l'altra volta è intervenuto il sindaco il, chiedo scusa l'assessore a ramo eh, la signora Rosa eh, Rega è intervenuto in diretta oggi la sta facendo lei di questo la ringrazio sindaco sa sicuramente saprà perché da, da poco che vive la realtà voglio dire per la prima volta quest'anno grazie anche ai sacrifici dell'associazione e non solo dei tanti, eh, eh, anche di attività commerciali e non solo di realtà radicate sul territorio ci sarà la diretta voglio dire ed è una cosa che va a arricchire ulteriormente una diretta che non è stata mai fatta che sicuramente sarà ulteriore traino oltre a tanti special a quello che è il carnevale ma questo, questo senz'altro, senz di questo chiaramente bisogna ringraziare, bisogna ringraziare Capi Event, che ha dato la sua disponibilità. Bisogna ringraziare il presidente, tutta l'associazione, ma bisogna ringraziare anche gli sponsor e quindi quelle, certo. quelle attività diciamo, commerciali certo. che hanno dato il diciamo, loro contributo per far sì che questo, questo, questo evento possa diventare un evento a carattere quasi quasi nazionale, perché nel momento in cui avremo la diretta avremo una diffusione maggiore anche sul nostro territorio per quanto riguarda questo tipo di attività e questo tipo chiaramente di evento. Di cui, ripeto, noi siamo fieri e siamo fiduciosi che nel corso degli anni possa acquistare diciamo, una, una rilevanza sempre maggiore anche rispetto a quelle che sono le attività diciamo, di ordine regionale sul, nostro, sul territorio campano. Sul territorio Sindaco, come sempre devo dire disponibile, pure perché lei lo sa, glielo ho detto già l'altra volta durante il filo diretto, lei è una persona veramente disponibile, ha un solo difetto ma non fa nulla voglio dire. Eh vabbè, questo, questo ce lo teniamo per noi. Cioè. <ride> Grazie, 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 buon lavoro grazie, e soprattutto grazie. ci sentiamo sicuramente sì, molto presto. Di sempre, grazie Sindaco, veramente grazie, devo dire sempre disponibile, poi col sorriso mi è piaciuto questo, ce lo diamo. è un non colorato il primo cittadino. Avevo <ride> e allora, Francesco, non coinvolgo lui perché potrebbe essere di parte, però ascoltando la telefonata del primo cittadino ci sono grandi attestati di stima verso lui. Verso i tantissimi giovani, e ha iniziato questo collegamento, questo collegamento telefonico dicendo proprio questo. Il che significa, eh, me, questa è la mia sensazione. Eh, poi chiedo conferma a te, perché sei più, probabilmente ancora più uh, attento. Uh, si sentiva dalle sue parole il trasporto, nel senso che credeva fortemente in quello che diceva, ma soprattutto questo senso di appartenenza. Verso di loro, verso la città, verso se stesso, verso tutta l'intera comunità? Sì. Da quello che ho percepito io c'era cioè proprio la, la gioia ecco, di organizzare bravo, un qualcosa di veramente bravo. importante e soprattutto per la popolazione. Lui ha rimarcato più volte anche il fatto che ci saranno le telecamere di Capri Event, quindi una diretta. Eh, per molto, dare ecco, risonanza diceva verso di lui, diceva una cosa giusta: io sono il sindaco, però lui è il presidente. Probabilmente poi in futuro è naturale. Non saremo più noi, però diceva una cosa importante: chi è che c'è? Chi sarà e andrà a occupare, sa che questa è una manifestazione ormai che è diventato riferimento di una comunità, ma non solo dell'intero comprensore. E poi è bello. Io parlavo con lui prima, durante sì. la pubblicità, sì. e lui mi diceva che ha 25 anni, vabbè, lo possiamo dire. E quindi vedere un giovane così animato da questa voglia di fare, eh, organizzare un evento così importante, dà un senso di gioia a tutti perché riesce pur essendo giovani, a capire cosa sono le esigenze, quali siano le esigenze della popolazione del posto. Quindi raggruppare una serie di persone, anche con le telecamere, rendere partecipe tutta la popolazione del posto. E quindi magari fossero tutti quanti così, viene da dire. A proposito di complimenti, Michele, Mike, Mirabella, per tutti, per tutti, in arte un bambinielo. Ci scrive e lo leggo a te, perché è giusto. A parte i complimenti che fa, ma Michele, tra altre cose è amico da sempre, dice complimenti al presidente del Carnevale Strianese che con la sua. lui scrive piccola età, quello che diceva Francesco, giovanissimo, perché questo era chiuso e Michele è stato molto preciso, ma con la sua caparbità e saggezza porta ancora più alto il nome del Carnevale Strianese e anche grazie a lui. Sì, praticamente che numero, dice, "Se diventa un riferimento per il carnevale in Campania e dice sempre così presidente, sempre al vostro fianco, dice fa, eh, come numero uno e poi conclude a modo suo, ultras liberi. Ultras. Belle parole da parte di Michele. Grazie Michele, sempre gentilissimo. Come vedi è una comunità che si stringe attorno, eh, crede fortemente in queste iniziative ed è molto bella. Saluto, a, ci ringrazia Manola, sarà Giovanni in questo caso, non so se Giovanni o la fidanzata dice grazie del pensiero al sottoscritto, no ma è la verità, quindi saluto Signor Giovanni, l'ha fatto pure il Presidente che saluto anche la sua dolce metà eh, Manola e poi ci continuano a scrivere tanti saluto a Lorenzo Di Marino. Ecco qua, intanto Raffaele Massa, Lorenzo Di Marino, Maurizio Maui Palumbo che saluto, e poi nello stesso tempo Luiso, Luisa Urzi, Ernesto Dirno, Antonio Adamo, Lorenzo Di Marino, Cristian Bisanzio, eh, sono veramente tanti e cercano di salutare tutti, il che significa Francesco che qualcuno ci ascolta voglio dire. Guarda, io te l'ho detto in privato, te l'ho detto in pubblico. Eh, siamo in un periodo storico nel, e parlo della televisione in generale in cui proliferano eh, le, tele, le trasmissioni sul Napoli, però Ultra Zoom secondo me resta la trasmissione storica. Io prima di farne parte, perché poi sono qui da ormai diversi, diversi anni, il venerdì sera seguivo solo nell'odierna Ultra Zoom, quindi sono cresciuto con le sue trasmissioni. Eh, quindi anche per questo poi la gente ti riconosce rispetto ad altri perché se tu accendi la televisione dal lunedì al venerdì, il sabato ancora per poco credo eh, diciamo così è inesplorato il venerdì si sa che c'è nello dirna a Capri Event e quindi questo è eh, sicuramente un motivo di vanto per te ma anche frutto del tuo impegno nel corso degli anni quindi, Sono quindi, 16 anni questa trasmissione eh, ci saranno poi altre duccio, dire, avevamo più capelli qualche anno. Ci saranno ancora altre <ride> trasmissioni però la tua resterà indelebile poi per quello che hai seminato nel lungo percorso della tua professione e allora, nel frattempo continuano a scriverci, sono veramente tanti, però io intanto ringrazio Gigino Romano, devo dire grazie, grazie mille a te per tantissime cose. Sei una persona veramente straordinaria, che ti ringrazio di cuore, sono io in debito con te, noi andiamo in pubblicità per il gran finale, per gli ultimi dieci minuti, un quarto d'ora praticamente, ma soprattutto tutto questo live ultra zoom con Nando Prospero Ferrara. Tifoso del Napoli, ma soprattutto presidente del pre carnevale strianese, giunta alla sua 34 esima edizione e con il collega direttore di RTN, non solo areanapoli.it, Francesco Manno. A frappè. Eccoci qua, Gerardo Tucci ha detto "Vai" e eh, io mi, mi ha subito allineo. E allora Nicola Rinaldi, amico fraterno Nicola Rinaldi, lo dico pubblicamente, amico fraterno Nicola Rinaldi, con, fai complimenti alla dimissione, ma poi dici "Complimenti al presidente del Carnevale", sei sì, simpatico, vedi? Se è un personaggio simpatico, questo è importante perché chiaramente, una persona che non conosce, l'impatto è quello che poi delle volte va a spostare certi equilibri. Dice, come eh, di ammissione, al presidente del carnevale strianese: eh, al presidente del carnevale strianese aggiunge se serve la security, riffe al sicurezza da sempre storica per grandissimi eventi a scala nazionale. Dice, è a disposizione. Beh, questa è una cosa grazie. molto bella e allora grazie a Nicola caro Nicola ti mando un bacione come pure poi <ride> questa è bella, Raffaele Pozzolino, dice ringrazio Anna Lodierna per, per i saluti io, sono io che ringrazio voi sia per il rispetto, per la stima che nutro verso di voi ma soprattutto per chi ci segue poi andiamo avanti eh, Francesco Bifolco in arte careca, per tutti careca, eh, ci scrive e dice: eh, Tanti saluti, il, il numero uno sei tu. E poi Peppe Cicirelli dice: Arrivato ora da lavoro, felice di ammirarvi all'istante, forza, e fai i complimenti a tutti. E questa è un'altra cosa importante. Come pure fio, continua ad arrivare i Mi Piace, eh, non solo. Ehm, Nando. Hai pensato al piatto da abbinare al carnevale? Pianto al carnevale è difficile, Devi dare qualche altro minuto perché. Ecco, formazione professionale no? sta praticamente stai creando. Sta elaborando. Un diposito di artisti, dicevani. Fa che ti ho messo in difficoltà. Stavolta si. Sì. Clamoroso, clamoroso! Stavolta altrimenti. sì. E allora, e allora, e allora... Eh, subito e eh, andiamo ah, avanti aveva fatto un abbinamento sì. io gli ho chiesto un piatto da associare ad Higuain. Sì. <ride> e lui mi ha detto la pasta perché è nata a Napoli e poi esporre come era sì, la situazione ah, sì, okay. questo non lo sapevo Prego okay. l'origine della pasta è pienamente campana eh, al nord decisero di iniziare a fare la pasta però non riuscivano a fare la pasta come la facevamo noi o meglio Tentavano di fare la, la pasta liscia nata in Campania, tentavano di fare la pasta, ogni volta si rompeva. Per risolvere questo problema hanno fatto la pasta ricata, Quindi loro si sono dovuti creare una modifica di qualcosa che era nostro. Vedi? È quello Vedi? Il, è il. Spettacolare il, questa è... associazione. Io immagino, già mi prendo la responsabilità di quelli che si conoscono, ma così, ma proprio così. Francesco Manno, <ride> già sorridi, ha capito dove voglio parare. Dove voglio... Credo che questo diventa un tam-tam un trend su questo fatto, perché poi parecchi si, si accoderanno al fuoco. Ma ah, proprio il titolo dell'articolo. Vedi, vedi, già stavo elaborando. Più pure parla. io e Lavro. Allora. Rosario da Ponte che saluto, ciao Nello, complimenti per la dimissione, complimenti per la beneficenza che fai, la scuola calcio, i ragazzi del sole ti vogliono, ti vuole bene, io voglio bene a tutti quanti, io vi rispetto, ho preso un impegno con te e lo porterò a termine, in un modo o nell'altro, ma lo porterò a termine. Era giusto salutare anche Rosario da Ponte con la sua scuola calcio eh, che fa tra l'altra cosa tanti tanti sacrifici. Francesco, e allora? Bologna-Napoli non è una frase di circostanza ma è veramente un crocevia sì. per blindare quello che hai, per mantenere a debita distanza quelle che sono dietro ed è l'Inter perché sarà una lotta tra Napoli e Inter e diciamo Roma per i primi, secondo e terzo posto perché io la penso come te da sempre, la signora vincerà se sesto tricolore eh, e poi chi vivrà vedrà, però su questo concordo con te quindi è una partita veramente crocevia sì, io all'inizio stagione speravo di sbagliare. Allora io i pronostici li sbaglio sempre. Ti chiedo scusa umilmente. Saluto Anna Maria Campana. Ciao signora Anna Maria, saluto anche Ciro, Ciretto, anche se lui con me fa il birichino, ma io lo voglio bene. Eh. E mando un bacio a Ciro, era giusto salutare anche a loro. Grazie signora Anna Maria, prego Francesco. Dicevo, io ad inizio stagione eh, credevo che la Juventus facesse un campionato a parte, poi dietro la Juve, Napoli, Roma ed Inter eh, si sarebbero diciamo, così, contesi sì. la seconda posizione, e poi dietro tutte le altre, Milan, la Lazio, la Lazio e altre squadre. E in un primo momento sembrava... No, non mi, fatti... mi guardare guarda perché sorrido, ma non sto ridendo per te, perché Francesco, tu lo sai, mi conosci. Guardavo Nando, Nando sta in una fase in cui vedi, guarda, vedi vedi <ride> vedi e quando uno sta pensando di fammi vedere devo piatto. dire a questo, no? Perciò sorrido <ride> prego, prego, prego. No, eh, diciamo che il Milan fino a qualche settimana fa era la vera Bravissimo. sorpresa del eh campionato, beh. perché io non mi aspettavo un Milan in lotta addirittura sono per la Champions League. E poi, però nelle ultime settimane i rossoneri, diciamo così, sono un po' calati e secondo me sono rientrati nella loro dimensione che mh, sicuramente è una squadra dal futuro forse garantito perché ci sono molti talenti giovani che potrebbero crescere. Però una dimensione di una squadra in questo momento non può andare oltre l'Europa League. E come dicevi, giustamente tu, la lotta sarà per que tra queste tre squadre: quindi Napoli, Roma ed Inter, considerando che l'Inter ha soli tre punti dal Napoli, quindi si sta avvicinando in modo importante. E il Napoli già ha perso importanti punti tra contro dobbiamo il Palermo. andare a Milano, voglio dire, che questa è la cosa eh, da, eh. Dovremmo... Però ora l'Inter affronterà la Juventus, quindi sarebbe un delitto non approfittarne ulteriormente. Quindi non guardiamo solo la Roma, guardiamo Voglio... anche l'Inter. No, ma io guardo la mia. Io guardo no, più no, l'Inter no, dico... che la Roma. Eh. Paradossalmente, perché l'Inter ha un organico straordinario. Però dicevano che... che non era una squadra, eh, però la squadra poi se trovi un allenatore e chi bravo, riesce ad amalgamarla. Bravo. bravo. <ride> e poi diventa allora è come a quando faccio un paragone, se sbaglio con Reggi Mirando, fai una spesa incredibile dal punto di vista di alimentare però non hai uno del campo però appena arriva qualcuno del campo un cuoco, uno chef ecco, ci affidiamo a lui dice è inutile spendere questo compriamo questo, facciamo in questo modo oppure quello, quello che ha te lo ottimizza Pioli ha ottimizzato praticamente Pioli non cosa. è un fuoriclasse però è un normalizzatore lo bravissimo. e, lo e secondo me Sarri se avesse a disposizione l'Inter veramente avrebbe lottato l'Inter era un, un organico devastante io parlo a 360 e attenti gradi. al futuro perché i cinesi sì, potrebbero allora spendere io, ulteriori investimenti. No, insomma. ma loro spenderanno. I prossimi due anni sarà un continuo spendere perché l'investimento è stato fatto. Poi fra qualche anno se non arrivano i risultati, ma comprando arrivano, potranno cambiare idea. Ma l'Inter ha già bloccato Manolas, Rodriguez della Fiorentina lì dietro, Verratti da Spifferi, è tentato in una maniera incredibile. Sarà una grande Inter, come pure la Juve già lo è, quindi per Napoli. Ma non so, per Napoli diventerà sempre più difficile. Roberto Mancini questa mattina si è sbilanciato, ha detto che quest'anno l'Inter lotterà solo per la Champions League, però l'anno prossimo sarà allo stesso livello della Juventus. Sono d'accordo. Eh e ma... quindi è un allenatore ecco che capisce sì, qualcosa no, di ecco calcio. Sì, ecco sì. Saluto anche Giovanni Palmigiano, tra l'altro nel mondo del calcio anche lui è praticamente integrato in modo diretto, di riflesso, perché il cognato... Il giocatore abitante mm. eh, ah, sì. eh, ha sposato una ragazza di Striano, giusto? Rando sì, sì. saluto Giovanni Palmigiano che dice grande anello, ma soprattutto dice saluti da Salerno perché sarà seguendo l'allenamento della Salernitana. Giustamente, ora abitanti a Salerno e eh, ci mancherebbe, nel modo più assoluto, voglio dire, era giusto salutare come pure saluto Giorgio Pace, l'avvocato Giorgio Pace che anche lui scrive. Rosario De D'Apponte, ringrazio. Sono io a ringraziare voi. Eh, Nando, tu quando sei pronto e la cottura sì, è al punto giusto, sono pronto, sono pronto. ah sei proprio, vedi, hai visto? Sì. Io, io sorridi perché tu parlavi bene e ascoltavo quello che dicevi. Tu lo sai, riesco a divincolare. Però vedi, poi lui concentratissimo così. E allora, signori, questo è il piatto che in questo caso l'ha fatto specie perché Nando è presidente del Carnevale astriano, abbinato al Carnevale strianese. E credo ci darei anche la motivazione, giusto? Certo. Il piatto che ho scelto è un piatto povero, è un piatto del, del mio paese, che è il casatiello. Il casatiello, eh, ma non è il classico casatiello napoletano che siete abituati tutti diciamo, a degustare. Quello che è abituato il generale non è quello, sì. Okay. Il casatiello eh, che, che realizziamo noi è un casatiello molto più povero, praticamente realizzato con farina di mais e acqua. Sì. Eh, lo abbino al carnevale perché? Perché um, degli ingredienti così semplici, eh, la... La farina di mais che ha un costo irrisorio e l'acqua eh, gli danno una forma artistica, praticamente ha una forma di una navetta che eh, praticamente prende la, la forma dalle, dalle vecchie barche che navigavano il fiume Sarno no? e le che si chiamavano lontre e Diciamo che i primi che hanno iniziato a realizzare questo casatiello hanno preso ispirazione da questa lontra, che era la, la barca che utilizzavano per ha eh, una navigare. grandezza specifica oppure si può fare come uno rimpezio? No, ha una grandezza specifica è monoporzione praticamente. il no, cerato si stava interessando. Eh, lo praticamente è, eh, che eh, capita delle volte che quasi sempre non va a pranzo. È un biscotto eh, monoporzione, diciamo, che eh, viene, viene utilizzato salato? Sì, salato, salato, praticamente no, all'interno c'è il pepe c'è la sugna eh, diciamo, sono tutti questi ingredienti forti, cioè, ti danno quell'apporto calorico e ti danno cioè, quel, quella vena artistica nel, nel, nel realizzarlo, realizzarlo. Che, che secondo me si Quindi avvicina molto il al nostro carnevale. Abbinato al carnevale di Striano è il cassatiello creato dallo chef cuoco, appunto Nando. No, non è creato da me, è un piatto tipico del mondo... Lo, so, lo so nel senso di un piatto... E... Tu mentale, voglio sì, dire. Sì, sì, sì. Questo sì. Posso, facciamoci pure una risata, vai. Perché questa che hai detto è una cosa molto bella, Francesco sta immagazzinando tutto, qualcosa di è incredibile. Francesco fa paura su questo, voglio dire. Ehm, poi Abini un piatto al mio modo di condurre la trasmissione. È una curiosità. Io eh, mi volevo collegare un attimo al discorso Prena. di Francesco che faceva prima con, con l'Inter, ma io lo, lo faccio con, diciamo, con tutti gli allenatori. L'allenatore è uno chef, ecco. È uno chef perché? Perché eh, c'è lo chef fuori classe. Per, per dire io per realizzare un piatto ho bisogno di quel tipo di ingrediente, quella, quella situazione e diciamo, quel, quel sapore. Mentre poi ci sta lo chef eh, forte, che è bravo a cucinare, cioè tu gli puoi dare quello che vuoi, lui riesce ad ottimizzare quel prodotto per quello che deve fare e riesce a svilupparlo al massimo. E' la cosa che secondo me fa Sarri, che sta facendo Pioli con l'Inter, è che, diciamo, secondo me non era riuscito a fare Benitez a Napoli. però Benitez, diciamo che sarri un, un menù class, importante sì. eh, di ingredienti importanti, Tanti. ma probabilmente pioli ha qualcosa ancora di più. Sì. Però eh, io faccio l'esempio di Benitez che non è riuscito a fare, lui si sedeva a Napoli, diceva: cioè, A me per fare cosa, no, posso fare far... quello. Bravo, eh, vedi, vedi, cioè, vedi quello ecco il, il senso. Però posso fare una battuta, forse a Benitez piaceva soltanto più mangiare il sì. menù che, che prepararla, voglio dire. Sì, sì. Invece, è un piatto che potrebbe essere abbinato ecco, alla, a Ultra Zoom da 16 anni, abbiamo di conto la trasmissione. Ci vuoi pensare, UltraZoom eh? Ultra Zoom è per me è il ragu napoletano. Ragù napoletano. Perché è cotto lentamente. Mm, non mi piace questo. Lo stai cuocendo da 16 anni, diciamo, questa trasmissione, sì. la stai crescendo con te. E ti dico, io ti ho conosciuto da, da poco tempo. Sì. E, e ti faccio i complimenti come te li faccio ogni giorno. Ogni volta che <ride> mi dici una novità dici: No, ho pensato io ti faccio, ti ringrazio. <ride> ma perché mi sento di ringraziarti per quello che, uh, per quello che fai. Sei entrato nella diciamo, se ora abiti a Striano, sei un cittadino strianese <ride> e siamo orgogliosi di averti. Stai, sei entrato in una comunità facendoti valere per quello che sei, non per quello che gli altri dicono che tu sei. Cioè, ti stai facendo conoscere per, da. Mi sono parole che fanno piacere, devo dire la verità, devo essere, altrimenti sarei, sarei un falso, ti ringrazio e è una cosa che porterò con me. Grazie, veramente lo faccio Prego. pubblicamente. E allora, allora Rosalda da Ponte dice, allora vorrei tornare riguardo al fatto di Insigne per me è forte quando un calciatore è forte, è forte anche quando sbaglia, tipo quando il Palermo, perché quando ho letto molte critiche... Tipo, eh, voi 5 milioni non sapete, forza. Lorenzo dice lui: Non è possibile criticarlo. Allora, Rosario, sappi che su. Lorenzo insegna con me: Sfondi una porta aperta perché non è possibile. Se Rosario è bravo, non è che poi il giorno dopo non è bravo. Ecco, parliamo di cucina, di piatti. Se Nando è bravo, non è che oggi è bravo, domani qualcuno dice non è all'altezza nemmeno di accendere, probabilmente il cosiddetto gas classico per tutti i comuni mortali perché non c'è. Un equilibrio in quello che si dice e anche si fa, sei d'accordo? Sì, e poi credo che insigne sia diventato purtroppo l'ennesimo caprio espriatore da da napoletano. Da Campano, napoletano perché guarda, io sono un grande ammiratore di Callejon, però se critichi la prestazione di Lorenzo Insigne, devi criticare anche lo spagnolo, che bravo. ha avuto nei primi minuti di gioco un'occasione incredibile per portare il Napoli in vantaggio e l'ha fallita. Quindi, se Callejon avesse segnato, magari saremmo partiti parlando sì, di un'altra cosa sì. però bisogna anche essere oggettivi quando si fanno certe analisi ad esempio Messi e parlo del calciatore più importante del mondo attualmente ha fallito in molte occasioni importanti con la sua nazionale nel campionato del mondo ha perso due finali in coppa america non è stato il solito Messi però resta un, il calciatore più importante del mondo allo stesso modo insigne insigne può sbagliare una partita così come Sati può sbagliare un cambio però restano personaggi importanti e purtroppo molte Volte noi ci accorgiamo del valore di determinati calciatori quando vanno via da Napoli e io non vorrei che appunto Insigni così come altri andassero via non rimpiangiamolo dopo amiamolo e rispettiamolo per quello che fa in campo io ho ancora negli occhi la splendida prestazione offerta contro il Milan praticamente ha vinto non dico da solo la gara perché nessuno vince da solo tranne Maradona però ha giocato davvero bene un insigne che è partito forse a rilento in questa stagione. però che man mano si è ritagliato un posto importantissimo in questa squadra. Non a caso Maurizio Sarri, eh, praticamente, non lo, non lo lascia mai fuori. Eh, non ne può eh, far meno. È vero. Eh, quindi, bene. se uno come Sarri non lo lascia mai in panchina, ci, ci sarà un motivo. Parafrasando una tua canzone di Riccardo Cocciante, se sbaglio correggi, se stiamo insieme ci sarà un perché, voglio dire, se giocherà è perché ci sarà un motivo. Intanto mi mandano anche le foto per te, testimoniare a Gerardo, vedi, oggi qualcuno pure ci sta seguendo, mi mandano anche le foto per testimoniare che ci stanno seguendo. E lo faccio con il cuore intanto, uh, saluto Rione pa Piazza. Uh, ecco eh, e poi soprattutto e principalmente eh, Salvatore Avallone, Stabiese Doc, lo saluto con stima, affetto e riguardo e eh, questa è la cosa molto bella, voglio dire salutarlo e eh, mi fa piacere che ci sta seguendo, lui che è un grande a prescindere. E allora, e allora, tu eh, possiamo nel frattempo, nel frattempo continuare i messaggi, ho salutato il Rione Piazza, ma saluto. Rione Arca. Arco, pardon. Rione eh, Marzo. Rione Piazza e Rione Saudone. E Rione Troccole. Io faccio in ordine alfabetico, se ci fai caso, in modo tale che non sbagli mai. Rione Troccole che, eh, voglio dire, eh, sono stato da loro come gli altri, li saluto con simpatia, pure perché mi piace. Stavano sul mercato, nel senso che uh -huh. si stavano organizzando. Però ragazzi, credetemi, meritate una standing ovation eh, che va al di fuori delle più eh, è una cosa dirlo, è una cosa vederlo, è una cosa constatarlo. Io ho visto ho constatato e soprattutto mi rendo conto che fate qualcosa che eh, a me, me ne sono andato affascinato perché ho visto, Francesco ti faccio un esempio, in modo che sta a casa si rende conto, ho visto una, non mi ricordo il rione, questa è una mia pecca, però non ricordo, una testa di uno dei carri che stavano preparando la grandezza di questo studio. Qualcosa di incredibile, Nando dico bene, io non so se ricordi, è qualcosa di incredibile e vi fa capire la grandezza di questi che poi sono tutti mimati in movimento, non è che sono stabili, è veramente molto. Vi fatto venire voglia. Comunque. No, no, è la la verità. No, ma perché è così? Io l'ho visto e l'ho constatato, poi avremo gli special che monteremo, faremo vedere, però veramente è qualcosa. Eh, di, è quello che dico, non ometto, probabilmente tolgo, ma non metto nulla di più. E questa è la verità. Eh, stasera c'è una riunione importante? Sì, stasera ci una riunione importante? sì stasera ci organizzeremo un po' con le, le scuole di ballo che hanno aderito eh, per creare coreografia per eh, la coreografia dei carri eh, ci daremo un punto organizzativo diciamo almeno su questo eh, giusto per... per possiamo eh... dire work in progress? sì sì sì, sì, sì. Stiamo, stiamo diciamo... Dettando i tempi della scaletta, che certo. poi eh, per dare anche modo, la, modo a loro di far esibire certo. i bambini eh, sul palco per far comunque vedere i genitori quelli che i figli hanno imparato. Perché poi diciamo il carnevale è un qualcosa di molto sociale, eh, cioè, eh, si, lavora, eh, si lavora soprattutto su quello, indipendentemente dall'opera d'alti, poi c'è l'aspetto sociale che eh, riesce ad integrare tutti i bambini di età diverse che eh, collaborano tra di loro e, e si divertono, è quello il senso poi. Del, del carnevale perché il carnevale quando dici carnevale bambino anche l'adulto diventa bambino al carnevale è quello tutti. il senso e allora saluto anche Pietro Magri Pietro Magri altro, altro, altro amico collega Marcello Amato eh, siamo veramente agli sgoccioli tra poco partirà anche lo spottino eh, questo lo posso dire eh, lo spottino di presentazione perché faremo anche questo lo sapevi questo l'anno Faceremo anche questo, faremo lo spottino di presentazione del carnevale su Capri Event e andrà a ripetizione perché le cose o si fanno come Dio comanda, cercando di sbagliare il meno possibile, non di fare grandi cose, ma sbagliare il meno possibile e quindi stiamo andando nei dettagli. Altri saluti, Michelo, Michele Cardanio il mitico, lo sa che lo adoro, il brigante, mm. il brigante. Poi Altro mister l'altro chef, il brigante appunto. Mariano, eh, poi Michele amico da sempre, eh, altri saluti, sto cercando perché a mister Ernesto Abuzzo l'ho salutato, la stessa cosa ho fatto con l'amico Puca, eh, intanto ci scrive anche eh, il nostro amico Pietro Magri, siamo veramente agli sgoccioli. Nando, io ti ringrazio, ma prima modo sicuramente di vedere perché poi parliamo anche. Saluti a Francesco Mano, ti saluto a Pietro Magri. Ah, Ricambi, ecco, è un amico, un bravissimo collega tra le altre cose. Ma, no, ma poi è, una è un ragazzo per bene, è un ragazzo per bene e questo è importante. Allora, saluto praticamente a tutti quanti voi, grazie a Nando. Grazie a te, Nello, per la tua disponibilità. Ci mancherebbe, grazie ancora, soprattutto, ecco qua sta arrivando anche Pasquale Turco, forse vuole aggredire, no, 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 non ci aggredisce, va bene così, ma io sorrido, eh, saluto a tutti quanti coloro che praticamente ci, stanno, ci hanno seguito, ci seguiranno nelle prossime repliche, Francesco a te non dico grazie, ma dico grazie, 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 un grazie esponenziale come d'altronde ho fatto con, eh, con Nando Prospero e soprattutto complimenti per la tua onestà intellettuale perché non ometti mai la realtà, non sei un uomo che fa copia e incolla, non sei un uomo che non cita le fonti quando prende notizie da altre e questi dimostri di avere gli attributi, io dico ortopedici. Gli altri invece vivono di sfumature e questo è mancanza di rispetto. Grazie a tutti grazie. quanti voi, ci mancherebbe, grazie a tutti quanti voi, grazie a Gerardo Tucci, grazie a Pasquale Turco, editore di Capri Event, questa mi sono andata in replica, la vedrete sul web, su Facebook, su YouTube, YouTube è un po' dappertutto, grazie a tutti quanti voi, va in archivio questa puntata, saluto ancora una volta con un bacio, un abbraccio fortissimo, eh, ma veramente forte 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 con un bacissimo a Rachele, vai in archivio questa puntata, ma sempre, comunque e a prescindere. Forza Napoli e grazie a tutti. Napoli Napoli, 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 Napoli Sono, só chitarra guitarra esta serra, não tenho forma Fama credere ancora a sto suono, ce voglio puntare.